Ci sono altri interventi? Sì, prego, consigliere Frongia. Grazie Presidente. Aggiungo qualche riflessione oltre alla panoramica già dettagliata e esaustiva del collega Stefano, che ha toccato il territorio di Roma nella sua interezza e ha parlato ovviamente della delibera in discussione, delibera che a nostro avviso non può essere discussa senza un collegamento forte al nuovo contratto di servizio e quindi alle linee guida per la redazione dello stesso. Per noi ovviamente è importantissimo questo passaggio perché è il momento nel quale diamo le linee come Roma Capitale ad AMA per una cifra elevatissima, parliamo per i contratti di servizio pregressi di oltre 700 milioni di euro l'anno, per un servizio che, visto l'importo e visto anche l'attuale pianta organica di AMA, dovrebbero portare Roma ad essere una città modello per quel che riguarda la pulizia. Certo, sorprende, non lo nascondiamo, vedere in Commissione Ambiente, nelle commissioni congiunte o anche vedere sui media i report prodotti dall'AMA stessa, ma anche da Roma Capitale, in cui AMA viene portata addirittura ad esempio come azienda virtuosa, come tra le migliori buone pratiche d'Italia e d'Europa. E a tal proposito, tornando alla delibera e al contratto di servizio, a nostro avviso vanno inseriti due punti molto importanti. Primo, assenza, attualmente vi è un'assenza di una unità che intervenga in emergenza nel territorio romano. Faccio un esempio pratico: primo dell'anno, tradizionale tuffo nel Tevere di alcuni ragazzi oltre a Mister Ok, ma migliaia di persone italiane e straniere che accorrono sul posto e sul lungotere trovano ad aspettarli come sorpresina di inizio anno centinaia di siringhe utilizzate. Ecco allora che ci siamo attivati per contattare AMA e mettere alla prova un servizio che secondo noi dovrebbe essere efficace e tempestivo. La risposta di AMA è stata: interverremo con calma nei prossimi giorni a fronte di un pericolo imminente. Ebbene, noi crediamo invece che come Roma Capitale, pagando AMA oltre 700 milioni di euro l'anno, abbiamo diritto a un servizio rapido, tempestivo, che vada incontro alle esigenze pratiche, come in questo caso dei cittadini. Ancora, stiamo parlando di AMA, del suo servizio e delle tariffe. Ecco, è sempre un bene la trasparenza, la diretta streaming, le persone che ci seguono attraverso la radio. Perché dico questo? Perché mentre parliamo ci hanno inviato dei video molto interessanti. Abbiamo una piazza sporca con delle cartacce e delle foglie, un operatore che passa e che dà, diciamo, una pulita molto superficiale per 2-3 minuti, dopodiché lascia la piazza esattamente come era prima. Ebbene, attenzione, nelle nuove linee guida per il contratto si parla del decentramento per i municipi, quindi creare una sorta di responsabile municipale dove i cittadini possono rivolgersi. Questo è molto importante, la responsabilità, il cittadino deve avere un referente unico, certo, che si conosce all'interno del proprio territorio, rivolgersi e dire: quell'operatore a quell'ora in quella piazza non ha fatto il suo dovere, oppure ha fatto il suo dovere, oppure c'è un'emergenza, dobbiamo avere il nome e il cognome di una persona che garantisce il risultato degli interventi di AMA. Ripeto, non è beneficenza, noi paghiamo AMA, noi dobbiamo avere un servizio efficiente, tempestivo e certo. Grazie.